Programmazione base per la messa in servizio del variatore ATV 312. Alla prima alimentazione, sul display dell'Altivar 312 compare la scritta RDY. Premere il selettore rotativo, appare la scritta BFR, frequenza motore standard. Premere nuovamente il selettore rotativo, confermare i 50 Hz, premendo nuovamente il selettore rotativo e premere una sola volta il tasto ESC. Ricompare la scritta BFR. Ruotando il selettore rotativo in senso orario, compare il parametro FR1. Premendo il selettore rotativo, compare la scritta AI1. E se l'origine del riferimento di frequenza è la morsettiera, premere il selettore rotativo per confermare e premere una volta il tasto ESC. E ricompare la scritta FR1. Il parametro successivo è TCC, che determina la modalità del comando di marcia. Premere il selettore rotativo ed appare la scritta 2C, che significa comando di marcia mantenuto, ad esempio con dei selettori. Premere il selettore rotativo per conferma e due volte il tasto ESC fino alla scritta RDY. Oppure, ritornando sul parametro TCC, premere il selettore rotativo, ruotare il selettore rotativo in senso orario, appare la scritta 3C, che significa comando di marcia impulsivo, ad esempio con dei pulsanti. Premere il selettore rotativo per conferma e due volte il tasto ESC fino alla scritta RDY. Grazie.